Benvenuti ragazzi qua ZV e bentornati sul mio canale. Quest'oggi andremo a vedere 5 giovani su cui puntare per le carriere appunto di FIFA 19. Allora, magari per molti di voi saranno dei nomi già conosciuti, però secondo me questi giocatori in FIFA 19 veramente arriveranno a 90 e passa. Allora, il primo giocatore che vi voglio far vedere è Leon Bailey, 21 anni, io ce l'ho appunto nella mia carriera, cioè non è nella mia carriera come mio giocatore, ma è nella mia carriera con 21 anni, 86 di overall. E andiamo a vedere le sue statistiche: 99 accelerazione, 99 velocità scatto. Ok, 86 agilità, 81 equilibrio, 86 elevazione, 78 resistenza, 82 posizione attacco, 81 visione. Andiamo a vedere un po' anche quelle tecniche, con 90 controllo palla, 89 dribbling, 83 finalizzazione, poi comunque anche un buon 82 potenza tiro, un 81 un passaggio corto, un 71 in passaggio lungo, e già ha tre caratteristiche che sono classe, tiri da lontano e dribblatore tecnico. 4 mosse abilità, 4 stelle piede debole, quindi ragazzi, cioè ti può anche rientrare sul destro e provare al tiro a giro. Leon Bailey il primo anno appunto si trova al Bayer Leverkusen e il suo valore comunque all'inizio si aggira intorno ai 30 milioni, 25-30 milioni, anche di meno ragazzi, anche di meno si può andare a prenderlo, quindi compratelo, perché prima appunto magari in FIFA 17 era un giocatore sconosciuto. Da adesso ragazzi è un giocatore su cui bisogna puntare in qualsiasi carriera, quindi prendetevi Leon Bailey. Un altro giocatore che vi consiglio è Mattias De Ligt, 19 anni, 81, difensore centrale dell'Ajax, 2 mosse abilità, 4 stelle piede debole, lui è mancino però appunto può andare bene anche col destro. Ragazzi, un difensore centrale così forte, così giovane, così completo non c'è, quindi spendete appunto quella quindicina di milioni all'inizio, perché poi altrimenti vi viene a costare tipo 40 milioni il secondo anno, quindi prendetevelo subito. È alto 1,88, quindi è veramente alto, e andiamo a vedere un po' le sue statistiche. Allora, 62 accelerazione, 68 velocità scatto, che per un DC ci può stare, 85 di forza, 82 di elevazione, 77 di aggressività, poi ragazzi 83 di marcatura, 86 di potenza tiro, 84 di precisione nei colpi di testa, 78 di passaggio corto, 80 scivolato, 82 contrasto piedi. Quindi sono statistiche, come potete vedere, neanche eccessive, perché appunto andando a fare gli allenamenti specifici queste statistiche si alzano veramente subito. Quindi in un anno trasformerete De Ligt da 81 a tipo 84-85, facendo appunto, costruendo appunto un difensore centrale della Madonna. E raga, cosa vi devo consigliare di più? Si trova all'Ajax ed è un fenomeno, ma cioè è abbastanza conosciuto lui. Malcolm, 22 anni, 86, lui il primo anno si trova al Bordeaux e si può comprare anche lui per una cifra intorno ai 30 milioni. Adesso nella mia carriera, nel secondo anno, è al Chelsea e guardate quanto cavolo è forte, 22,86, e supera già i 60 milioni, quindi te lo vendono tipo per 100 milioni, quindi vi conviene prenderlo il primo anno. Ragazzi, 4 stelle mosse abilità, 4 stelle piede debole, anche lui è mancino, diciamo che è un po' uguale a Bailey, magari è un pochino più basso di Bailey. Andiamo a vedere appunto le sue statistiche: 90 di accelerazione con 86 di velocità scatto, 94 agilità, 85 equilibrio, 84 reattività, 78 freddezza, 84 visione, poi 87 controllo palla, 85 cross, 94 dribbling, 84 precisione di calcio di punizioni. C'è un'ala destra di 22 anni con questa cifra, con questa statistica in calcio di punizione veramente rara, e tra l'altro 83 passaggio corto con 86 potenza tiri, 85 tiri da distanza. Lui ha già classe, tiri da lontano e punizioni precise. Nel calcio reale appunto l'Inter ha già messo gli occhi addosso a questo giovane giocatore, che vi ricordo che il primo anno appunto milita al Bordeaux, e raga, compratevelo. Adesso vi voglio far vedere due giocatori appunto che io ho già comprato. Allora, il primo giocatore che vi consiglio è Houssem Aouar. Io l'ho comprato quando giocava appunto al Lione e ragazzi aveva tipo 19 anni, 77, quindi io l'ho comprato, potete vedere benissimo, per 8 milioni più De Roon, che è un giocatore comunque classicissimo. Adesso ha 20 anni, 81, andiamo a vedere un po' le sue statistiche, perché ha 3 mosse abilità e 4 stelle piede debole, è mancino quindi usa benissimo anche il destro. Guardate un po' com'è completo questo giocatore, parte che può fare sia CC che AS, guardate un po' quanto è completo, supervisione 83 e poi grandissime doti anche di tecnica, tipo 88 controllo palla, 87 di dribbling, poi 81 di passaggio lungo, 84 passaggio corto,
buonissimo effetto e ha già classe e dribblatore tecnico. Lui magari è molto più facile da comprare appunto perché il prezzo non è eccessivamente elevato, lo potrete comprare comunque benissimo anche in una squadra di media bassa classifica. L'ultimo giocatore che vi voglio consigliare è Ryan Sessegnon. Allora, questo giocatore è un giovane che tipo è passato da terzino sinistro ad AS e da là ha iniziato a segnare gol a valanga nel Fulham e tipo ha vinto anche dei premi come miglior giocatore, raga, e come miglior giovane anche. Ragazzi, cioè, in FIFA 19 questo qua sarà il Kylian Mbappé di FIFA 17, tutti lo compreranno, sarà il Benzia di FIFA 12, tutti lo compreranno perché costerà anche comunque in maniera non troppo eccessiva. Guardate ragazzi, io ce l'ho, 19 anni, 80, 3 mosse abilità, 3 stelle più debole, ma penso che FIFA 19 possa avere addirittura 4 stelle skill. E andiamo a vedere un po' le sue statistiche: super veloce, 88 accelerazione, 91 velocità scatto, 86 agilità, 86 equilibrio, 84 resistenza, quindi corre come un dannato, 85 controllo palla, 83 dribbling, 86 finalizzazione. E poi ragazzi, c'è da dire che ha anche delle buone statistiche comunque difensive, tipo 77 contrasto, 64 marcatura, 66 scivolata, buon passaggio corto 78, perché comunque lui può fare anche il terzino sinistro all'occorrenza. Quindi è un giocatore super duttile, super giovane, da non farvi scappare. E niente ragazzi, potrei veramente consigliarvi un sacco di giocatori tipo Latte Latte, Barro, veramente un sacco, però appunto vorrei che li scopriste voi. Da ZV è tutto, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi!